vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta. Buongiorno Marcello, il nostro viaggio inizia salpando. Grazie Enrico. Eccomi, ciao Davide. Ciao Elisa. Dove mi porti? Ti porto in mezzo al mare. Andiamo. Molla l'ormeggio di prua. Ok. Senti che motore, la Teresina. Senti come canta. Siamo a bordo di un'imbarcazione storica. Quando è stata costruita? È stata costruita nel 1948. Il 48? Sì, nei cantieri di Venezia. Grazie Davide. Ascolta Elisa, vieni, sì, un attimo, Lorenzo, che ti voglio parlare un attimino, certo, di questa tipologia di vele. Ma sì, queste tutto. Sono delle vele al terzo, che sono presenti soltanto qui nell'Alto Adriatico. Erano vele che praticamente naturali, si distinguevano dalle vele latine, perché le vele latine erano forma triangolare bianche. Mentre invece queste sono forma trapezoidale, che ogni vela era diversa, leggermente diversa l'una dall'altra, in modo tale che le mogli, quando vedevano arrivare la vela da riva, riconoscevano i mariti. Brava, sì, infatti era così. E sono una sorta di museo galleggianti questi qui. E so che c'è un evento molto particolare che si fa proprio con le barche a vela, giusto Deborah? Il nostro drive-in nautico. Tu immagina una motonave in mezzo al mare, un maxi schermo montato, le barche del circolo dei diportisti, il circolo nautico, che caricano i turisti che si possono prenotare e godere questo magnifico spettacolo, una visione del film in mezzo al mare. Che bello, quindi tutto questo di notte con le stelle. Però adesso c'è il sole e io vedo la spiaggia, quindi sai cosa ti dico? Che adesso il film lo faccio io. Well, look at that, look at that, look at that, look at that. Però che ancora si fanno questi giochi. Sì, sì, la pista era per i nostri figli, però noi abbiamo provato a tirare, volevamo vincere. Sì. Infatti abbiamo vinto. Abbiamo vinto tutti. Viva le donne, tutti. Abbiamo vinto le donne. Viva le donne. Non far l'amore da Trieste. Io volevo fare il film, ma stiamo facendo televisione. Signora Angela, svegliamo il segreto. Perché stiamo cantando questa canzone? Perché Raffaella era la mia amica di scuola. La grande Raffaella, sì, Carrà. Sì, sì, sì. Quando eravamo insieme, avevamo le pause, sì, di lezioni, noi sapevamo che lei andava a scuola di ballo. E allora eravamo curiosi di sapere, imparare anche i movimenti belli, aggraziati, perché lei aveva tanta grazia, tanto carisma, e quindi volevamo imitarla, diciamo. Hai imparato qualcosa, Angela? Pochissimo. Allora ti saluto, Angela, grazie. Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me. Sfida delle sfide, in sup. No, sup. In sup, fino alla prossima spiaggia. Andiamo! Andiamo!